secondo libro dei Re. Capitolo 2, verso 23. Ci alziamo all'impiedi, fratelli. Dio ci benedica e mandi la sua parola dal cielo per tutti quanti noi. Amen. Dal verso 23, così recita il brano. Secondo Re, capitolo 2, dal verso 23. Poi di là Eliseo salì a Betel. E mentre camminava per la via, uscirono dalla città dei ragazzini, i quali lo beffeggiavano, dicendo: sali calvo, sali calvo. Egli si voltò, li vide e li maledisse nel nome del Signore. Allora due orse uscirono dal bosco e sbranarono 42 di quei ragazzi. Di là Eliseo si recò sul Monte Carmelo, da dove poi tornò a Samaria. Signore, noi ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Fa che la tua parola venga dal cielo, Signore. Abbi pietà di noi, lavaci con il tuo prezioso sangue. Purificaci da ogni peccato, Signore. E che la tua parola stasera possa farci del bene, parola che ci conduca alla vita, Signore. Ti preghiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Io non so se voi avete mai avuto la possibilità di meditare su questa parola. Io tante volte, e tutte le volte che ho meditato su questa parola, non mi è venuto mai nulla di quanto sto per dirvi stasera intorno a questo passo. Mi è sembrato sempre di leggere, quando ho letto questo passo, un passo che non avesse un messaggio ben preciso. Mi è sembrato di vedere un episodio curioso, strano. Un episodio che forse siamo in grado di ricondurre soltanto a quegli eventi di quartiere. Basta immaginare un po' questi ragazzi, no? Che sono fatti così, ragazzini che scherzano, giocano, beffeggiano, prendono in giro, spesso si nota e si denota in loro una gravissima mancanza anche di rispetto verso l'adulto. E fin qui non è che possiamo meravigliarci più di tanto. La meraviglia sta quando i genitori ridono di quello che fanno i loro ragazzi, e di come se fossero i loro ragazzi presi da questo atto di intelligenza suprema, che sono in grado anche di scherzare e di prendere in giro le persone più adulte di loro. Purtroppo la società, dobbiamo dire che non è cambiata. Non voglio parlarvi, fratelli, stasera di come i nostri figli si devono comportare. Ognuno di noi sa quello che deve dire ai propri figli quando siamo in casa. Ognuno di noi sa la strada che dobbiamo indicare ai nostri figli, strada che Dio stesso ha indicato prima a noi. In effetti, ai nostri figli noi gli indichiamo la strada che stiamo facendo noi. Non gli indichiamo una strada, chissà quale strada particolare è diversa da quella che dobbiamo, che stiamo facendo noi. Noi gli indichiamo, gli insegniamo, li incitiamo a fare la stessa strada che stiamo facendo noi, perché noi ci siamo resi conto che altre strade non sono buone, non ci piacciono. La via maestra è una, ed è la via che il Signore ci ha indicato per la salvezza. Gesù stesso è la via. Ai nostri figli noi diremo che la via si chiama Gesù, e che Gesù è la via per la quale dobbiamo camminare. Io stasera voglio parlarvi però con tutto il mio cuore di questi ragazzini, per dire
della nuova generazione, o per dirvi della generazione che ci viene subito indietro, dell'atteggiamento che si sta acquisendo nei confronti dell'opera di Dio. Vi parlerò di tre punti che possono condurci a morte pur stando nella Chiesa, pur stando nella fede, pur stando in mezzo al popolo di Dio. A primo impatto è criticabile il profeta che fa una strage. Non l'ha fatta lui la strage, li ha maledetti. E poi che vuoi? Erano 42 bambini. C'era bisogno per due parole, sali calvo, che avvenisse tutto questo? Onestamente, fratelli, c'era bisogno che avvenisse tutto questo? Noi avremmo detto: che esagerazione. Ci saremmo spaventati di fronte a questo. Ci saremmo forse anche rattristati spiritualmente, forse non avremmo concepito logicamente quello che è avvenuto, e forse anche spiritualmente. Non è possibile che dei ragazzini che, va bene, la scrittura dice lo beffeggiavano, quindi mettiamola sul piano dello scherzare, di prendere in giro, sali calvo, improvvisamente si abbatte su questi ragazzi, su questi figli, la maledizione di Dio, e due orse sbranano in pochi minuti 42 bambini, 42 ragazzi. Voglio parlarvi dei ragazzi come la generazione che tra qualche anno sarà chiamata a venire in prima linea. I rischi di questa esperienza non sono da sottovalutare. E quali sono questi rischi? Questi ragazzini che vengono definiti dalla Bibbia in questa maniera, quindi credo che facesse riferimento all'età quasi adolescenziale, sicuramente non giovani. Questi ragazzini erano del popolo di Israele. Non erano estranei all'insegnamento, conoscevano l'insegnamento, anzi, secondo una rigida osservanza del popolo di Dio, questi ragazzini erano a conoscenza di come dovevano comportarsi. Erano ragazzini ammaestrati, erano ragazzi che erano stati informati delle cose di Dio. Era stato detto loro che Dio era santo e che con Dio bisognava essere seri, che l'opera di Dio non è un gioco, che l'opera di Dio ha un altissimo valore, il suo valore è eterno. È da questo valore che dipende la nostra stessa vita. Ai ragazzi stesso era stato insegnato la voce del profeta, la voce profetica. Eliseo era il profeta di quel tempo, la voce di Dio, la voce che parla dal cielo, che promulga i messaggi di Dio per il ravvedimento, per l'esortazione, per la benedizione. Lo stesso profeta, qualche ora prima, forse si era trovato con i papà di questi ragazzini, se vi ricordate, per cambiare il sapore delle acque. Vi ricordate? Gli abitanti della città avevano detto ad Eliseo: questa città è bella, è gradevole, però le acque sono cattive e il paese è sterile. E allora Eliseo chiede una scodella nuova, ci mette del sale, gliela portano.
va alla sorgente delle acque, vi getta il sale e pronuncia la parola di Dio su queste acque amare. Così dice il Signore: io rendo sane queste acque ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità. Così le acque furono rese sane per la parola che Eliseo aveva pronunciato. E questo è avvenuto davanti agli abitanti di quella città. Quante cose noi vediamo che Dio compie in mezzo a noi? E qual è il rapporto che noi abbiamo con le cose che Dio compie in mezzo a noi? Primo pericolo: il pericolo dell'ingratitudine. Il pericolo non è la caduta, perché cadiamo 7 volte in un giorno. Il pericolo è nei sentimenti. Quello che Dio non può sopportare è che i nostri sentimenti non siano quelli che devono essere per uno che ha gustato l'opera di Dio. Il senso dell'ingratitudine, quello che Dio ha fatto, dove è andato a finire? Le acque sono state rese sane, il profeta è intervenuto pochi minuti per prendere in giro quello che Dio ha fatto, pochi minuti per sottovalutare un miracolo che ha cambiato le sorti di una città. Alleluia. E noi rappresentiamo qui una città, siamo un popolo, e ognuno di noi può testimoniare voce per voce, persona per persona. Potremmo essere qui 7, 8, 9 ore e ognuno di noi potrebbe testimoniare di quante acque amare Dio le ha rese sane nella nostra vita. La preoccupazione è che chi ci viene indietro sia ingrato verso le cose che Dio ha fatto per noi. Sia ingrato. Non so questi ragazzini cosa avevano per la testa, ma non avevano sicuramente compreso il valore di questo profeta. E come hanno fatto a non comprendere il valore di questo profeta? Quali erano i discorsi che si facevano a casa di questi ragazzini? Prova a immaginare i genitori, quali erano i discorsi che facevano a casa per poter generare questa somma ingratitudine in questi bambini. Cosa si parlava nelle loro case? Nelle loro case si è parlato che Dio ha sanato le acque, o in quelle case si è detto: il calvo ha fatto un altro miracolo, questo sta facendo tutto lui, chi si crede di essere? In quelle case dove c'erano questi bambini c'era il timore di Dio? Si onorava l'opera di Dio? Nelle loro famiglie c'erano gli altari giusti costruiti perché si potesse offrire a Dio qualcosa di gradito? In realtà questi ragazzi manifestano non tanto quello che sono loro, ma quello da dove provengono. La voce dell'ingratitudine. Sali calvo, aveva appena fatto un miracolo. Questi ragazzi sarebbero dovuti uscire per le strade e dire: lui quello che ha fatto il miracolo, di quello che si è parlato, vogliamo conoscerlo. Si sarebbero dovuti fermare davanti al profeta, avrebbero dovuto dire: ma questo è quello di cui papà e mamma hanno parlato ieri,
Ma questo è Dio quello che sta facendo l'opera sua. Dovevano essere attirati piuttosto che attirati dallo schernire quell'uomo. Fratelli, abbiamo una necessità, quello di iniziare a costruire altari sani e robusti nelle nostre case, se noi vogliamo vedere l'opera in quelli che ci seguono. L'opera dobbiamo iniziarla a costruire nelle nostre case. Non è difficile, basterà mostrare nelle nostre case la gratitudine per quello che Dio ha fatto. Dobbiamo parlare, dobbiamo dire a loro, non dobbiamo aver paura di dire a loro quello che Dio ha fatto, non dobbiamo aver paura di dire a loro che Dio ci ha salvato, non dobbiamo aver paura di dire a loro che Dio ci ha tolto dall'inferno, non dobbiamo aver paura di dire che Dio ha perdonato i nostri peccati, perché questa è la via per la loro salvezza. La voce dell'ingratitudine. Il secondo rischio, oltre all'ingratitudine, è l'ignoranza. Le nuove generazioni sono preparate su tutto, tranne sulle cose di Dio. Su tutto. E sono impressionanti come sono preparati, soprattutto a livello informatico. È impressionante. È impressionante il tempo che scorre davanti a questo, che scorrono per loro davanti a queste realtà. È impressionante i legami che si creano con queste cose. Sono impressionanti le cose che ricevono da queste cose. Sono impressionanti i desideri che si formano nella loro vita davanti a queste cose. Non è il nemico, fratelli. Non è il nemico. È l'ignoranza. Noi dobbiamo portare conoscenza alla generazione che sta venendo dietro di noi. Dobbiamo parlare delle cose di Dio. Viviamo in un tempo difficile, è vero, l'abbiamo detto fino alla noia, il tempo è difficile, Gesù sta per tornare, che dobbiamo fare? Il nemico si sta scagliando. L'abbiamo detto fino alla noia, il tempo è difficile, lo dico anch'io, il nemico si sta scagliando, lo dico anch'io, che Gesù sta per tornare, lo dico anch'io, ma io dico che i nostri figli devono venire in cielo con noi. Che quando Gesù torna non divida le nostre famiglie, uno sarà preso e un altro sarà lasciato, ma che vengano ad ereditare con noi la gloria eterna. Non dobbiamo aver paura di dire, guardate che su di voi grava il giudizio di Dio. Perché aver paura? Lo dice la Bibbia. Perché aver paura? Leggiamogli questi passi, non leggiamo solo quando li vediamo abbattuti e tristi, Signore mio pastore, nulla ti mancherà, non ti preoccupare, se apri il tuo cuore. Gli diamo sempre forzatamente questo miele, come se Dio dovesse essere sempre la loro azione efficace per il loro bene, per la loro tranquillità, per la loro consolazione. Diciamo che devono imparare a essere grati verso quello che Dio ha fatto, che Dio libera dal giudizio, che Dio libera dalle paure, che perdona i peccati, che ci toglie dall'inferno e che ci dà la pace nel cuore. Diciamoglielo. L'ignoranza. Indebolire Dio e l'opera sua, pensando di favorire il loro ingresso in mezzo al popolo di Dio. È triste vedere la fine di questi ragazzi. Qualcuno potrebbe dire, certo, ma era nell'Antico Testamento questo. No. Se andiamo nel libro degli Atti, troviamo una coppia che viene colpita dal giudizio di Dio. Anania e Saffira. E quindi giustamente uno potrebbe dire, ma quelli però, no. C'è un evento che ci ricorda che noi in qualsiasi momento possiamo essere colpiti. Quale?
la Santa Cena. Chi mangerà indegnamente e berrà dal calice indegnamente sarà colpevole. Dio è amore, Dio è grazia. Grazie a Dio perché ci ha perdonato e è venuto nella nostra vita. Grazie a Dio. Ma io non voglio essere nell'ignoranza quando il Signore passeggia in mezzo a noi. Io voglio riconoscerlo. Io voglio conoscere. Questi avevano scambiato l'ignoranza Eliseo per qualcuno che era malato, per un vecchio che sta salendo. Giustamente, i consacrati avevano i capelli lunghi, non erano calvi. E quindi loro dicono, questo non è un consacrato, l'ignoranza. Possiamo scherzare su di lui. Lui dice di essere profeta. L'ignoranza. Sappiamo tutto, ma non siamo in grado più di percepire le cose di Dio. Noi stasera abbiamo bisogno che Dio apra gli occhi per realizzare le cose secondo il piano di Dio e non secondo il piano degli uomini. E infine, la voce della superficialità. Ma che vuoi che sia? Uno scherzo, che vuoi che sia? Immaginate, fratelli, la nostra vita, una vita che è degna di nota se non altro per la salvezza che Dio ha compiuto nella nostra vita. Degna di nota per l'opera celeste che Dio ha iniziato nella nostra vita. Degna di nota per la santificazione senza la quale non vedremo il Signore. Degna di note per miracoli, per le promesse che realizziamo. A un certo punto prende la piega della superficialità e ci rechiamo nella casa di Dio con superficialità, quasi a non sentire più nulla, quasi a non credere neppure che Dio è in mezzo a noi. Lo crediamo per logica, perché ci viene detto. Non lo crediamo più per esperienza. Quando la scrittura ci dice che noi è per l'esperienza che cresce la nostra vita spirituale e che quindi non possiamo andare avanti di vecchie esperienze, di quello che eravamo nel 70, di quello che eravamo nell'80, di quello che eravamo nel 90, il Signore fece, il Signore disse, il Signore mi parlò. E oggi? Stasera, ieri, domani, questo rapporto con il profeta com'è? Com'è diventato? Grazie a Dio oggi non abbiamo il profeta, abbiamo la voce profetica che è lo Spirito Santo di Dio che si muove in mezzo a noi e che in tutta onestà vogliamo riconoscerlo come capo, come conduttore, come colui che porta avanti la nostra vita. Fratelli, stiamo entrando in un momento difficile della storia, anche, ahimè, per la storia della Chiesa. La Chiesa deve riprendere in mano quello che Dio ha dato loro, quello che Dio ha dato a lei. La salvezza che Dio ci ha dato la dobbiamo di nuovo toccare. Non dobbiamo lasciare che sia stata l'esperienza fatta, la dobbiamo toccare, rivalutare. Dobbiamo riscoprire il valore della presenza di Dio in mezzo a noi. Vogliamo riscoprire il valore dell'opera di Dio in mezzo a noi. Non vogliamo, nella maniera più assoluta, avere l'atteggiamento di questi ragazzini, avere l'atteggiamento di chi vede il profeta, vede l'opera di Dio e abbraccia l'ingratitudine
l'ignoranza, la superficialità e lascia scorrere il tempo così, perché tanto è un tempo che deve passare. Eliseo stava salendo a Betel, nella casa di Dio. È nella casa di Dio che noi possiamo scoprire di nuovo il valore e la bellezza di appartenere al Signore. Due orse, non so da dove erano uscite queste orse. Uscirono dal bosco e sbranarono 42, né 40 né 43, ma 42. C'è un altro 42 nella Bibbia che non si vede, per arrivare bisogna fare un calcolo. 42 testimoni, 42 che nell'arco di 1850 anni sono andati avanti con tutti i loro difetti, ma sono andati avanti, hanno portato avanti il piano di Dio. Non c'è scritto da nessuna parte 42, ma c'è un calcolo che vi faccio fare insieme con voi. 42 erano le generazioni che da Abramo, il numero era di 42, delle generazioni che da Abramo hanno portato a Gesù. Nessuna di quelle generazioni ha fermato l'opera di Dio. Da Abramo a Gesù, 1900 anni circa, 1800 e qualcosa. Una fedeltà lunga nel tempo. Sono cambiate le società, quante cose cambiano in 1800 anni? Le società, i pareri, i pensieri, le persone, le famiglie, le politiche, i re, quante cose sono passate. Ma attraverso quelle 42 generazioni Dio ha portato avanti l'opera sua. Cosa che non poterono fare questi 42 ragazzetti. 42, furono sbranati, tolti via dal giudizio di Dio. Noi vogliamo che l'opera di Dio vada avanti. Ma dobbiamo pregare per chi ci viene indietro, fratelli. Non dobbiamo pregare per chi ci è venuto avanti, perché chi ci è venuto avanti ha fatto quello che doveva fare. E grazie a Dio per quelli che hanno fatto quello che dovevano fare e che sono per noi un esempio, un incoraggiamento. Dobbiamo pregare per noi stessi perché possiamo proseguire il cammino, ma dobbiamo pregare anche per chi ci sta indietro, perché indietro c'è tanta ingratitudine, indietro c'è tanta superficialità. Noi non ce ne rendiamo conto se non apriamo gli occhi, fratelli, noi non ce ne rendiamo conto. Siamo pronti a girarci, a dire, che vuoi fare, sono ragazzi. Ma io so che il Signore farà. Scusatemi una battuta, fratelli. Aiutiamo il Signore a fare, però. Ma il Signore ha bisogno d'aiuto. Forse nelle nostre case il Signore ha bisogno di aiuto. Dio può fare tutto. Ma una cosa deve fare, che noi non siamo di impedimento. Lasciamo che chi ci viene indietro segua con santità, con scrupolosità, con desiderio. Oh, quanto sta venendo meno il desiderio, quanto sta venendo meno il desiderio, quanto sta venendo dietro la forza, quanto. Lasciamo che chi ci viene indietro venga avvinto dalla nostra testimonianza. C'è tanta confusione, c'è anche tanta paura. C'è tanta distrazione. Se ci giriamo indietro, vediamo un gran chiacchiericcio tra loro. Amici, amichetti, amiconi, amiciuzzi, computer, telefoni, cellulare. C'è questo in questo mondo. Prima che arrivano due orse e sbranino, spiritualmente parlando. Chiediamo a Dio che mandi un potente risveglio sulla generazione che sta indietro di noi.
e chiediamo a Dio grazia e misericordia. Chiediamo soprattutto al Signore che quando c'è il movimento del profeta, dello Spirito di Dio, le nostre generazioni lo percepiscano, che non lo sottovalutino, che non prendano le cose di Dio con superficialità, ma con responsabilità, limitatamente ai loro pensieri e alla loro età, ma non importa, perché quei 42 ragazzini avrebbero potuto leggere quello che hanno fatto Daniele e i suoi amici, poco più di adolescenti, al tempo di Nabucodonosor, più avanti avrebbero potuto vedere. Preghiamo a Dio che il Signore manifesti la sua gloria e che metta nel cuore della Chiesa l'ardente desiderio di voler vedere l'opera di Dio ancora oggi. Chiniamo il capo e preghiamo.